Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. A Cagliari si ricomincia dall'undicesimo posto del 2016-17 e la novità principale della nuova stagione rossoblù riguarda l'abbandono del Sant'Elia dopo 47 anni. Le 9 partite casalinghe degli isolani saranno disputate alla Sardegna Arena, impianto da 16.000 posti, in costruzione accanto al vecchio impianto e che sarà casa dei sardi fino al passaggio nello stadio definitivo, previsto nel 2019 sulle macerie del Sant'Elia. Le mura amiche dovranno essere nuovamente l'arma in più per la squadra di Massimo Rastelli, confermato dopo qualche tentennamento iniziale alla guida tecnica. Terza stagione a Cagliari per il mister campano, che cercherà insieme ai suoi di migliorare la posizione dello scorso campionato con una squadra, quella base, che non sarà la stessa di qualche mese fa. Se ne sono andati elementi di grande esperienza come Bruno Alves, Isla e Taxidis. Via anche Di Gennaro, passato alla Lazio, e Muru, approdato alla Sampdoria. Immutata per fortuna la prima linea con Marco Boriello, 16 gol nell'ultimo torneo, che ha rinnovato fino al 2019. Terminale offensivo con, a supporto, Sau e João Pedro. Rastelli dovrebbe dormire sonni tranquilli, almeno in attacco, mentre a centrocampo potrà contare su un veterano come Cigarini, volato in Sardegna, proveniente dalla sponda blu cerchiata di Genova. Barella è atteso al salto di qualità, Ionizza è giocatore di sostanza. Le incognite riguardano principalmente la difesa, 76 gol al passivo nel 2016-17, in pratica 2 di media partita, un numero che deve essere abbassato a tutti i costi. Padoin e Pisacane ci sono, Mianghe è un giovane che può crescere, per rimpiazzare Alves è arrivato Marco Andreoli dall'Inter, un giocatore che si può esprimere bene in una realtà come questa. In porta Cragno, rientrato dal prestito al Benevento dove ha vinto il campionato di B. Colonna di sinistra raggiungibile, difficile, salvezza ampiamente alla portata.